coppie, lo sta facendo in questo istante, pochi attimi ancora, pronti partiti. In testa dall'esterno di tutti North Bench, al suo interno Apollo Creek. In prima posizione North Bench, poi Apollo Creek in seconda posizione. In terza all'interno avanza Dorado, in quarta Vicinio. E in quinta Lionet, poi Gillet e a chiudere Flag Forest. North Bench si assume l'onere di fare andatura davanti ad Apollo Creek. In terza posizione si è portato Vicinio. In quarta vi è Dorado e poi all'esterno Lionet. Siamo al primo passaggio davanti alla dirittura, quindi percorsi circa 600 metri, North Bench a condurre davanti ad Apollo Creek, in terza posizione all'esterno Vicinio, quarto all'interno è Lionet, poi Dorado e a chiudere vediamo Flag Forest e Gillet. Buona l'andatura imposta da North Bench davanti ad Apollo Creek, in terza posizione sempre Vicinio, in quarta Lionet, poi vediamo Dorado, Flag Forest che cerca di rinvenire, a chiudere Gillet. Siamo quasi alla fine del secondo passaggio, North Bench a condurre sempre davanti ad Apollo Creek, in terza posizione Vicinio. In corda sempre Lionet, poi abbiamo Dorado, Flag Forest e a chiudere Gillet. Flag Forest da dietro da segni di risveglio e cerca di progredire, sempre North Bench a condurre con una lunghezza di vantaggio su Apollo Creek, in terza posizione Vicinio, in quarta Lionet. L'andatura si ravviva, Apollo Creek passa di forza e supera North Bench, in terza posizione Vicinio. Apollo Creek prende decisamente il comando e si porta in vantaggio. Apollo Creek in vantaggio con Vicinio in seconda posizione, in terza posizione è North Bench. In quarta vediamo Lionet, poi Flag Forest. Prende tre lunghezze di vantaggio Apollo Creek attaccato da Vicinio. In terza posizione Lionet, in quarta in cala North Bench. Apollo Creek è nettamente in vantaggio, addirittura opposta alle tribune, a tre lunghezze di vantaggio su Vicinio che rinviene fortissimo, in terza posizione sempre Lionet attaccato adesso da North Bench, ultima curva, Apollo Creek tre lunghezze di vantaggio su Vicinio, Apollo Creek si presenta addirittura davanti a Vicinio, Vicinio l'attacca all'interno, Apollo Creek resiste, Apollo Creek, Apollo Creek, Apollo Creek vince il premio città di Lanciano davanti a Vicinio e probabilmente a Dorado e a North Bank. Il giudice d'arrivo richiede la foto per il terzo e quarto posto. Grande gioia per i proprietari del cavallo Apollo Creek che ha vinto veramente di forza il premio città di Lanciano, dimostrando una condizione eccezionale. Questo cavallo è stato portato ultimamente in forma perfetta dall'onnipresente allenatore Pino De Dominicis, a cui vanno i complimenti di tutti noi. In seconda posizione abbiamo visto Vicinio che con un finale stratosferico ha cercato di rinvenire, ma non c'è stata storia e quindi Apollo Creek si è aggiudicata questa 55esima edizione del città di Lanciano. Delusione in casa Lucky Stable che non è riuscita a vincere la coppa, ma sicuramente Lucky Stable avrà la possibilità di farlo il prossimo anno.